davanti Cristo, tutti venivano qui per me. Dopo il 1800 ci stanno probabilmente, allora fatemi capire. Cioè prima si stava così male, non si riusciva, adesso stiamo tutti così buoni, così buoni. La prima legge sull'immigrazione sarà fatta da... Perché prima venivano tutti qua, quindi Ferdinando II fece una legge sull'immigrazione molto simile, lui fa troppo chiaro. Sono 5 anni che stai a fare da qua. Sono 5 anni che stai a fare. Sono la cittadinanza. Sì, non si fa troppo storia. Tutti venivano. Pensa c'era una comunità di 300.000 persone che veniva a fatica. Venivano tutti a lavorare qui. La gente veniva tutti a lavorare qua. Poi quando è diventato, poi quando siamo diventati italiani sono andati via tutti quanti. Poi, prima eravamo tutti stupidi, prima eravamo tutti intelligenti, ma fammi capire. Vabbè, ma sicuramente è stato fatto un furto da parte di Cavour, basta ragionare. Ai anni del regno di Borbone. Regno di Napoli, ma quando tu ragioni. Vabbè, allora ricordati che a Napoli i sovrani non erano stupidi, il popolo dei sovrani. Ma erano dei sovrani e a Napoli venivano a fare i re, imparavano una puttana, vedevano la questione della puttana, era tutto il contrario, dovevano stare attenti. Io vado ogni anno a ricordare, a scato per piano, ogni anno vado per il 2 gennaio per ricordarmi il razzo della Maddalena. Pensa che il re, il quotidiano del re, il razzo della Santa Lucia, era un rapporto diretto, erano gli unici che si potevano permettere, che andava a tutto il re, e il re mi sentiva. Siamo filati, gente seria, gente vera, gente di rispetto, gente che faceva a cagare la città, noi oggi questa è la città di... Questa pure la pizzeria a Napoli, si chiama Lazza Ripetita. Ammo che la fa, che la fine da niente. Filati, la luce. Marcolino, ma ci leggi? Vabbè, questa è la tua Claudio, va. Claudio.